Ci sono migliaia di persone in Israele. C'è la potenza di Roma. E questo pazzo girovago sputa sentenze su tutti. E sostiene che il mondo sia giunto alla fine. Sei tu che sei giunto alla fine, Giovanni. Ritorna da Filippo, Erodiade. Io voglio che quest'uomo muoia immediatamente. Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Un uomo vestito con morbide vesti? Ma quelli che portano ricchi abiti e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Allora? Cosa siete andati a vedere? Un profeta. Sì, anzi vi dico uno più grande di un profeta. È lui quello del quale è scritto: ecco il mio messaggero. Io lo mando davanti a te e gli preparerà la strada davanti a te. Io vi dico, Giovanni è il più grande fra i nati di donna. Però nel regno di Dio, il più piccolo è più grande di lui. A chi paragonerò questa generazione? È simile a ragazzi che stanno nelle piazze e rivolti ai loro compagni dicono: abbiamo per voi suonato! E non avete danzato. Abbiamo per voi intonato un canto di dolore! E non avete pianto. È venuto Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino. E voi dite: ha un demonio.